Aspetta che mi senta. Ok. Ma no, aspetta, mi salvate per il saluto. Fermi. Almeno lei, stia un attimo lì. Vabbè, insomma, ciao, bentornati su Gianni Brombe. Così! L'altra volta eravamo rimasti che avevamo sconfitto tutto il mucchio di scudi sulla merda. Oggi io mi aspetto di trovare Magneti di Roma su Vimbrulè. Cos'è? Tocca il segno dell'anima. Chi è Hulk qua? Evochi questo spettro? Wahoo, mohu. Vabbè, dai. Ma mi raccomando, non fare il coglione. Allora, sto wahoo, mohu. Vabbè, è stato un piacere. Mi sa che wahoo, mohu ci ha già lasciato prematuramente. Fai attenzione a spettri neri. In che senso? Il sentiero del signore. Perché lo invocherò. Evocato, wahoo, wahoo, mohu. Wahoo, mohu. Vengi, vengi. È nudo, si copra. Mamma mia, che brutto che sei. Ah, saluto. Aspetta, aspetta che non sono capace. Aspetta, Non era quel... Ok, ok. Pensavo fosse un altro tipo di saluto. Porta pazienza, ma penso che ti chiamerò Wamu. Perché così io e i fan di JoJo siamo contenti. Ai 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 ai. E qua? E questo? Ma guardatemi. Di nuovo circondato da nemici. Potresti aiutarmi l'ultima volta. Ah, è sempre il best. Ok. Wamu! Ok. Ah, non stammi dietro perché qua io la vedo brutta, ma brutta brutta, ne. No, 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 ancora, 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 io me lo sento che arriva. Va che mi frega, va che mi frega, va che mi frega. Madonna. Mamma mia. Corri, corri, corri. Uamu. 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 No, uamu. Tanto io mangio, No, uamu. Uamu. Prima che disgrazia che sei stato, uamu. Non mi sei stato minimamente d'aiuto, io te lo dico. Cosa succede qua? È di qua il best? Ario! Mi spiace, ma... Ma basta! Sempre sto coso! No, come? Come invade? Chi è che invade? No, no, la prima invasione no. Eccolo! Ma maledetto! Guarda, e adesso? Vabbè, avvelenato. Come cazzo faccio a curarmi dall'avvelenamento? Sì, vai in figa. No. Troia. Troia, se sei una troia, la regina delle troie. No, No, no. No. Finirai la stamina anche te. Grazie. Puttana! Com'è, perché? Perché? Dio pa... Io vorrei capire perché questi figli di puttana non hanno altro da fare che venire a rompere i coglioni e fare gli sboroni. Sti maledetti. Io intanto, adesso... Sono a metà vita. Di nuovo. Di nuovo. Per colpa di una puttana. Sì, è chiaro che mi riferisco a puttana solo per il fatto che il personaggio era una femmina. Non era assolutamente una discriminazione verso il mondo femminile. Grazie. E sa di chi è la colpa? Sua. Sua. Perché non mi sarei incantonato lì. Per colpa sua. Però ha sempre un bel scudo, quindi la perdono. E devo anche recuperare le anime io adesso. Guarda come è messa anche la labarda. Adesso mi sono reso conto che è a metà del suo corso questa povera crista. Aiuto. Perché stavolta mi ha sciottato che prima non mi aveva sciottato? È vero, perché ero piena vita! È vero, ho anche perso le anime. Ho anche perso le anime! Dai, passa, coglione! Dai, vieni! Vieni, coglione, vieni! Cioè, lei si rende conto che ho perso le anime per colpa sua? Adesso non la perdono più per lo scudo. No, non la perdono più per lo scudo! Cretino! Grazie. Per averti dato del cretino! Anima di Rai sconosciuta! Sconosciuta! Cos'è? Cosa sono? Aiuto! Aiuto, questi! E questi cosa sono adesso? Aspetta che qua ci muoio. Ci muoio. Fermi.
Domanda, vi devo censurare dopo su YouTube che voi sappiate. Porca troia! Sta fermo, stai fermo, vedi che sto morendo. Sta buono un attimo, stai solo buono un attimo. Vaffanculo. Adesso mi spiegate adesso, senza di voi, come fanno a fare il remake di Balto. Armatura placata. 1500 anni. Sai com'è? Non ho più anime! Non ci... Tempi duri! Tempi duri! Corri, aieie! Corri, aieie! Aieie, corri! Forse mi devo nascondere qua? Non lo so, ho appena fatto una troiata. Vara gli altri due infamoni là in fondo. Ho fatto la troiata. Sono vivo! No, fermi! Ogni... No, vabbè, anche il nero, quello lì nero, no. Fermi, immobili. Aspetta, no! Si muova, su. Ma vaffanculo, ma perché? Ok? Sì, con quale energia, bravo. Mi piace questa motivazione. Sì, allora. Con quale entrata in scena? Allora. Ok. Questa entrata mi preoccupa. Pietra degli occhi effimeri. Anime di soldato famoso, bene, influencer, sono contento. Siamo seri! Chi è? Sicuramente voi riuscirete a combinare qualcosa. Oh mamma mia. Cosa fa? Aiuto. Porca puttana! Cosa devo fare contro di lui? Immagino ci sarà sicuramente un barbatrucco o qualcosa. Non posso andare così a muso duro. Mamma mia. Non so, c'entrano qualcosa gli stronzi qua. Maria. Amici di Maria De Filippi. Qui sei sicuro? Grazie. Ma come faccio ad attaccarlo? Aiuto, ti prego. Appunto. Allora. Provo ad affrontarti a muso duro. Madonna! Indovina chi deve rifarsi tutta la strada una volta che muore. Eh certo, chiaramente gli cavo un cazzo. Lo sto colpendo al culo. Ecco. Ti ha tolto 6. Sei contento? La debolezza. Cos'è che c'è scritto? È il piede. Il piede? Ah! Devo mirare al piede! Aiuto! Io! Vabbè. Era ovvio. Volete vedere una magia, ragazzi? Guardate, io adesso mi girerò e sarò già di fronte alla nebbia. Pronti? 1, 2, 3. Sì, peccato che sono arrivato qua dopo essere passato sopra il ponte, dopo essere morto contro i due coglioni che erano qua a proteggere la porta, dopo essere morto contro il boss perché non ho ancora capito come batterlo, ma... Ehi! Benvenuti su Demon Souls! Who can take a sunrise? No! No, arma da reggiata no! No, e adesso la mia fidata alabarda, questa mi tocca, chimitarra, sono uno dei 40 ladroni. Il danno, vedo danno. Vedo qualcosa che è simile al sangue. Ma no. Avevo capito. No.
No! The candy man can, cause he mixes it with love and makes the world taste good. Ragazzi, sono stufo. Ho imparato a memoria la strada. Volete che ve la dica? Allora, superate gli scudi merda. Dopo dovete tenere abbastanza stamina da poter correre sul primo ponte senza dover aspettare il drago, perché così risparmi tempo. Dopo aspetti il drago, lo passa il ponte, dopo passi tu, uccidi quei quattro cretini che stanno là a sparati frecce, dopo uccidi il prossimo che c'è lì e aspetti il drago. Quando passa il drago tu corri, quando arrivi alla fine del percorso hai il tempo un attimo di recuperare un attimo la stamina, perché tu devi rompere il carro per dopo passare di corsa il primo coglione con lo scudo e dopo devi correre verso il secondo. Cosa fa? Ti attacca quello lì, devi sì pararlo, dopo finalmente sei davanti alla nebbia, va bene? Ma vaffanculo. Muori, bastardo. Questa stamina del cazzo che ti salva. Hai solo la mia stamina di merda che ti salva, coglione. Devi morire! Figlio di puttana! Trofeo del cavaliere di questo gran cazzo! Tiro fuori il talismano e lo metto via per dispetto, per rabbia! Porca puttana! Tana, le ore! Sì, cosa ho fatto? Mi è sparito lo scudo. Toccami la mia di arcipietra. Ragazzi, non vi do neanche la clip divertente post nero. Vi mando semplicemente a fanculo e ci vediamo al prossimo cazzo di episodio. Ragazzi, mi sono sentito un po' in colpa di avervi detto quello che vi ho detto prima, quindi ho detto, ma sì dai, facciamo la scena divertente lo stesso dopo i titoli di coda. Intanto mi sto slogando un piede sulla roccia, non so neanch'io come. Però ho pensato, cosa ne dite se, visto che abbiamo un campo bello aperto qua, non facciamo una bella partitona a calcio? Tanto io ci sono, anche loro là in fondo vogliono giocare, mi hanno detto, io mi metto qua e faccio il portiere, se dite. Più o meno.